Ciao ragazzi, ci sono i cani bella via. Allora, in assenza di altro, questa sosta diciamo che è stata un po' pesante, devo dire, perché un weekend di ottobre, metà ottobre, senza calcio, per chi ha tante cose da fare, mi capirà meglio, è abbastanza pesante. Ecco perché guadagnano tanto, perché riempiono un po' le nostre passioni, le nostre giornate. O ci danno dei momenti di distrazione i calciatori. Niente, facciamo un punto sulla Serie A questa volta. La Serie A, ragazzi, anche se ha perso di valore, non abbiamo più quella tecnica di un tempo, rimane sempre affascinante. Ecco, diciamo questo. L'altro punto è che praticamente tutte le attese stanno in generale essendo esaudite, rispettate, tranne il Milan, perché poi alla fine il Napoli di Conte sta viaggiando, l'Inter ha un po' di difficoltà solite ma viaggia, la Juventus con tutta la carica esplosiva lanciata dagli Elkan. Dico la parte mediatica nel dire ma grandi acquisti, abbiamo comprato Maradona, allenatore, manco Jurgen Klopp, non so, le solite baggianate che si dicono. Quella è una squadra modesta. Purtroppo in Italia molti tifosi di squadre avversarie alla Juventus vivono essi stessi una sorta di inferiorità psicologica, tant'è che ogni giocatore che loro comprano è un fenomeno. E ne conosco tanti di youtuber, anche seguiti, youtuber della Roma, anche altri youtuber che davanti alla vecchia signora abbassano sempre la testa. Purtroppo non è così, perché quelli che sono stati venduti come grandi campioni sono giocatori normali, normalissimi o anche meno. Quello che è dipinto come grande direttore sportivo è un direttore sportivo che ha vinto pochissimo, ha sculato un anno e tutto qua. Una persona da sola non fa mai niente. Mai, ricordatevelo, è impossibile. C'è un network intorno a lui, ci sono persone che lavorano e c'è un lavoro quotidiano, un anno non esce, l'altro anno non esce, poi c'è un anno che esce. È normale, una volta non va, l'altra volta non va. Il Napoli erano 20 anni che stava fra i primi tre posti in classifica, oltre a fare risultati incredibili in Champions League, nonostante le penalizzazioni esterne, diciamo così. Diciamo di una così, però nonostante ciò è sempre andato avanti in maniera egregia. Sul Milan. Il Milan purtroppo l'altro giorno vedevo le immagini della reunion che hanno fatto per la vittoria storica e memorabile della Coppa Campioni nel 94. Io non credo che ci siano molte finali che siano finite 4-0. E pensando a quel Milan là, alla rappresentanza, all'identità, alla forza, alla compattezza, alla chiarezza dei ruoli, oggi cascano le braccia, no? Chi difende questo Milan può essere solo un bimbo minchia, mi dispiace, perché è un Milan che non c'ha né capo né coda, Milan di mercenari, possiamo vincere pure la Champions League, eh? In un calcio che ormai è business, lo capisco, non esistono più grandi bandiere o giocatori rappresentativi, lo capisco. Però si può anche andare controcorrente, si può anche remare nella direzione giusta, con tutti gli annessi e connessi, come si dice. Si può anche fare questo. L'Inter, per esempio, l'ha fatto. È che l'Inter ha un giocatore bandiera che è Lautaro e ha dei giocatori al suo interno che stanno là. Non si sognano di vendere Barella, faccio un esempio.
no? E quindi loro, grazie a questo sistema, diciamo, di promuovere anche il merito e promuovere proprio una sorta di giocatore identitario, mantiene alcuni milestone nella squadra, e questo gli consente di avere una certa sicurezza durante la stagione, anche in momenti difficili. Milan è al suo minimo storico, ma non tanto per i risultati, perché mo vinci il derby, poi non vinci, cioè è un po' una questione di setting mentale, sportivo e societario che manca, come in altre squadre, che poi queste squadre sono la maggior parte a proprietà estera, dove saltano un po' le connessioni e la comunicazione. Può darsi, dico, fra piani alti e piani bassi. Questo è. E quindi ci ritroviamo un allenatore bravo come Fonseca ad essere magari vessato su questioni inutili. Ci troviamo un attacco di frattaglie, fra virgolette, di gente che non... Ci troviamo un po' un minestrone. Si ritrovano un minestrone. Tutto qua, ragazzi. Per il resto, Gilardino ha parlato tanto di calcio spettacolo, ma con Retegui e Gudmundsson, ma senza di loro, vedete che sta vivendo una debacle totale. Gli altri allenatori del 2006, insomma, a me non piacciono, per me sono scarsi, Varinesta, eccetera, eccetera, Cannavaro. Il Bologna, diciamo, che sta mantenendo un po' con difficoltà i risultati dell'anno scorso. Non so quale sia la squadra che sta dando un po' fastidio, perché le vedo Lecce e Verona sono in difficoltà, Venezia non ne parliamo, la Roma non ne parliamo, la Lazio è un po' la solita squadra incompleta, Fiorentina sempre zigzag, Udinese, insomma, forse l'Udinese quest'anno, anche se ha dimostrato anch'essa dei limiti, non lo so. Non lo so. Ciao ragazzi, ci si chiama Bella B. Iscrivetevi al canale, eh? Fatemi sapere cosa ne pensate. Va bene? Ciao, cheers.